Buonasera a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti al webinar del giovedì del progetto Acqua e Territorio di fronte al cambiamento climatico. Come molti di voi già sanno, il progetto si occupa della formazione in campo ambientale dei giovani amministratori. Per giovani amministratori il bando della Regione Piemonte che ha finanziato il progetto intende i giovani amministratori al di sotto dei 35 anni, ma anche gli amministratori di nuova nomina, quindi giovani in senso di esperienza. Come diciamo sempre, la modalità a distanza che abbiamo dovuto scegliere, viste le oggettive condizioni difficili del periodo, fanno però sì che possiamo aprire assolutamente i webinar a tutti, quindi agli amministratori anche più esperti ormai, ma anche ad altre persone che vogliono seguirli. Questa sera abbiamo in particolare un argomento molto importante, cioè non abbiamo un argomento in forma di lezione come è stato finora, ma abbiamo invece quattro comuni, quattro dei sette che sono partner del progetto, che racconteranno le loro esperienze in campo ambientale, sia in termini di problematiche legate ai loro ambienti acquatici. Vedremo quindi questa sera quattro diversi, anzi tre diversi, diverse tipologie di ambienti acquatici e anche esperienze invece di azioni per il miglioramento. Sono tutti comuni, anche quelli che parleranno la prossima settimana, compresi in territori che hanno contratti di fiume o di lago e quindi che vivono l'esperienza del coordinamento con i propri territori in modo un po' più stretto, diciamo, del normale. Allora, i comuni partner insieme a Città Metropolitana, Adanci, Piemonte, AMCI, UNCEM di questo progetto sono Avigliana, Rivalta, Lanzo, Piverone, Pigone, Villar Pellice e Volvera. Questa sera in particolare parleranno Avigliana, Lanzo, Piverone e Vigone. Non in questo ordine, vi lasceremo una sorpresa nell'ordine, nel senso che ci sarà appunto un racconto delle esperienze concatenato. La prossima settimana avremo invece gli altri comuni. Quindi Rivalta, Villar Pellice e Volvera, anche qui detti in ordine alfabetico e non di intervento, che invece racconteranno le proprie esperienze nel campo della gestione del rischio idrogeologico, quindi altrettanto importante argomento. Io ringrazio intanto tutto lo staff che segue e supporta i webinar, che per la provincia di Torino. Si tratta delle dottoresse Nuna Tognoni, Emanuela Sarzotti, Claudia Rossato ed Enrica Gaggero, che fanno parte rispettivamente della direzione risorse idriche e della direzione politiche giovanili. E poi ringrazio moltissimo Lara Graziano di ANCI Piemonte, alla quale lascio la parola per diciamo, il lato operativo e la gestione del webinar e che quindi insomma, seguirà insieme a noi tutto il webinar. Grazie a tutte e a tutti e ci vediamo tra poco. Grazie Gianna, benvenuti e benvenute anche da parte mia. Io vi lascio appunto alcune informazioni sull'utilizzo della piattaforma come di consueto. Vi ricordo che avete i microfoni automaticamente disattivati, ma che potete comunicare con noi scrivendo via chat, quindi utilizzando il box domande. E vi ricordo in questo caso di premettere il vostro nome, cognome, carica ed ente di appartenenza in modo che possiamo individuarvi. E poi vi ricordiamo anche che potete utilizzare la funzione mano alzata virtuale per prenotarvi per avere poi l'abilitazione del microfono appena possibile e quindi intervenire a voce. Vi consigliamo anzi di utilizzare questa funzione. Vi ricordo anche che questo incontro è registrato e che tutti i webinar sono disponibili sul sito di ANCI Piemonte e sul sito di Città Metropolitana di Torino. Trovate poi in chat tutti i riferimenti.
alle pagine internet. Io quindi vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola all'assessore Cesare Lamberto del comune di Lanzo Torinese per il primo intervento di questa sera. Buonasera a tutti, mi chiamo Cesare Lamberto e sono assessore qui in Comune a Lanzo Torinese da 4 mandati, quindi ho più di 35 anni e non sono di così giovane esperienza, anche sapendo che si impara sempre in ogni mandato che si fa. Nei primi 2 mandati ho avuto come deleghe, ho avuto turismo, commercio e arredo urbano. E vi dico questo perché allacciando al discorso del turismo, già in anni precedenti alla mia prima candidatura, visitando alcune regioni o stati extraitaliani, mi rendevo conto di questi bacini fluviali che venivano utilizzati sia per la risorsa idrica, chiaramente dell'acqua, che è una risorsa importantissima, ma dal punto di vista anche ambientale e turistico. Penso a vacanze trascorse a Vienna, sul Danubio o lungo il Reno. Bene, questa cosa poi nel secondo mandato mi ha trasportato poi ancora legato al turismo Torino Provincia come progetto su quello che c'era sul territorio e in questi ultimi 2 mandati invece ho la delega all'ambiente e lavori pubblici. Quindi questo progetto di cui stiamo trattando questa sera è molto molto importante. Come sapete tutto nasce grazie a questo contratto di fiume che definisce i rapporti tra ente pubblico e i privati. Chi sono i privati? I privati sono quelle persone che chiaramente lungo questo corso, in questo caso lo Stura di Lanzo, hanno interesse che questo Stura venga valorizzato. Chi sono agricoltori, pescatori, abitanti della zona, le stesse industrie magari che utilizzano i canali e molte associazioni ambientalistiche. Da questo progetto chiaramente poi parte e nasce Sturing. Sturing, è legato a utilizzare già tutti i percorsi e sentieri che già c'erano lungo lo Stura, partendo sotto da Borgaro, risalendo, qui vedete questa cartina, adesso la parte alta, vi scorro, vedete che adesso scendendo arriviamo giù basso basso fino a Venaria. Un attimo solo che mi devo muovere qua bene. Vedete che va fino a Venaria. E difatti il titolo è Itinerario Escursionistico Sturing. Poi si risale dalla parte opposta e si va su verso la parte più alta. In questo percorso di Sturing chiaramente sono state coinvolte molti, molti paesi che si affacciano sì e no sullo Stura, ma che comunque hanno da fare con questo grosso bacino. Forse è importante anche dirvi perché si chiama Sturing. Si chiama Sturing perché questa scuola di Cirielle Doria decise nel 2013 di dare questa progettazione e Sturing sta per Stura Tour Ring, quindi giro anello attorno allo Stura. Prima di addentrarmi sullo Sturing, su alcune notizie, forse è bene perché io penso che chi mi sta ascoltando in questo momento siano colleghi di Settimo di Viverone, Avigliana e Vigone. Che cos'è lo Stura? Lo Stura è un torrente della nostra zona, chiaramente che nasce a Pian della Mussa col nome Stura di Ala. Nasce su da Pian della Mussa, scendendo giù, si unisce a Pessinetto con la Stura della Val Grande e poi si unisce sotto Traves con la Stura di Viù. Chiaramente arrivando a Lanzo riceve un altro torrente che è il Tesso e da qui sfocia poi chiaramente nella zona dove c'è Lanzo il conosciuto famoso Ponte del Diavolo, che chiaramente è stato importante come richiamo per il livello turistico perché è un ponte del 1378. Da qui costeggia il Parco della Mandria e poi sfocia giù in Venaria nella Ceronda e da lì poi finisce nel Po. Comunque è un torrente lungo circa 70 km. Perché è così importante? È importante sì per l'acqua chiaramente che porta, ma perché in questi anni, purtroppo dovuto anche a alcune alluvioni, il 94 e il 2000, sono emersi lungo questo torrente alcune risorse importanti a livello turistico. Queste violente piogge che ci sono state hanno portato alla luce dei vegetali fossili che sono
di 4-5 milioni di anni fa. Sono ceppi molto grandi che sono stati comunque erosi durante queste piogge, sono riemersi dal letto del fiume e adesso formano quella che c'è fra noi e le Cirie, una grandissima foresta fossile, che dal 1993 è diventata zona di salvaguardia della Spora di Lanzo. Quindi voi immaginate che lungo questo fiume ci sia anche questa risorsa di questi fossili, ma non solo questo. Quindi grazie allo Sturing la gente comincia a frequentare di più il fiume, a camminare e soprattutto andare in bicicletta. Dopo un po' nasce Corona Verde, che coinvolge alcuni comuni più ristretti, che sono più legati forse a una zona centrale. Sono Venaria, scusate, Venaria, sono Cafasse, Cirié, Mati, Nole, Robassomero e Villanova. In questo modo si allarga ancora di più la visione di questo fiume, che non è solo più legata a questa vicinanza lungo il greto del fiume, ma anche quello che c'è attorno al fiume. Già con Sturing, molti siti, e sto di fatti vi faccio vedere questa tovaglietta che è qua, con la quale si vedeva già fin dallo Sturing quali fossero le risorse che si potevano trovare lungo questo percorso. Vedete che in effetti ci sono molte, molte cose. A Nole c'è San Vito, a Balangero c'era questo municipio bellissimo, questo parco, a Lanzo c'è Porto del Diavolo, le marmette dei giganti, questa stazione Mella Germaniano, cioè andando e pedalando si scoprono molti percorsi. Chiaramente cosa succede? Che tutte queste persone vanno guidate e convogliate in modo che durante il lungo percorso non si vadano persi, chiaramente, perché poi magari si va a fare una pedalata lungo un tratto e poi ecco. Il percorso è stato ben segnalato sia da Sturing, successivamente poi anche da Corona Verde. Il percorso di Sturing prevedeva all'inizio circa 50 km di pista ciclabile e poi con un terzo progetto che tra poco vi annuncio si arriverà ad avere addirittura 100-125 km di piste ciclabili. Cosa vuol dire? Che quindi questa grossa risorsa che abbiamo di questo torrente non è solo legata all'acqua che porta e i canali e a tutto quello che deriva proprio fisicamente come acqua, ma tutte le risorse che ci sono attorno che a questo punto possono essere messe in mostra, perché lo dimostra purtroppo, e chiaramente questo mi dispiace, questo periodo di coronavirus e di lockdown, quanta gente comunque quest'anno, soprattutto, io mi sono accorto qua a Lanzo, ha riscoperto quelle che erano le nostre bellezze. Mai come quest'anno, il nostro parco del Ponte del Diavolo, tutto il percorso lungo la Stura, partendo appunto dalla Venaria in su a Gorgaro, è stato frequentato da molti, molti, molti ciclisti. E questo sta facendo nascere anche delle piccole attività imprenditoriali di persone che vogliono aprire, un'attività appunto legata al ciclismo, alla manutenzione, al servire comunque cibo o qualcos'altro che possa essere utile per questi ciclisti. E qui mi ricollego al discorso che vi ho fatto all'inizio, quando all'epoca vidi che in questi paesi stranieri era ormai abituale lungo il fiume vedere decine e decine di ciclisti con queste biciclette già all'epoca, poi voi immaginate, danesi, tedeschi, austriaci, sono molto più avanti dal punto di vista nostro come sfruttamento piste ciclabili, che partivano per giorni e giorni lungo questo fiume, che poteva essere Danubio, Reno o comunque fiumi minori. Bene, con questo progetto di Sturing, per fortuna, si è partiti già molti anni fa, si è dato l'avvio e poi chiaramente grazie a questo avvio è stato molto più facile collegarsi a Corona Verde con questo passaggio e successivamente adesso questo progetto invece che si chiama Vela. Vela perché Vela è l'acronimo che nasce per dire in teoria Venezia Lanzo, perché l'idea appunto che da Lanzo ci si possa collegare fino giù a Venezia. In che modo? In modo che quando arrivati si arriva fino a Venaria, arrivati poi giù in fondo alla zona di Borgaro, tramite la tangenziale verde ci si collega alla tangenziale appunto di San Mauro Verde e da lì parte il progetto invece che Vento, che è Venezia Torino. Quindi potrebbe essere Vela stare a significare Venaria Lanzo, ma questo acronimo è stato dato dal progettista per dare veramente ancora più risalto a questo progetto, cioè che da Lanzo ci si può arrivare fino a Venezia.
La cosa sta diventando possibile perché adesso questo progetto è stato finanziato dalla Regione, ha creduto in questa progettazione che coinvolge 12 comuni, comuni importanti, che sono Lanzo, Cafasse, Villanova, Nole, Cirié, San Carlo, San Francesco al Campo, San Maurizio, Robassomero, Borgo, Rocaselle, Venaria. Quindi, come sentite, sono comuni con molti abitanti e che hanno preso a cuore questo progetto. Comune, magari che nella prima fase di Sturing sono rimasti un po' a guardare, sono cresciuti ancora di più con questa coscienza di quello che avevano attorno con Corona Verde e con quella possibilità, soprattutto legata al progetto di Vela, di collegarsi sia ai centri urbani ed extraurbani a quello che è il percorso lungo il fiume. In effetti, adesso partirà, penso, entro il prossimo anno questo progetto che ci coinvolge. E che dà la possibilità davvero a tutti questi comuni che si affacciano sulla Stura, e non solo, perché chiaramente voi immaginate che la Cassa, per dirvi, e Fiano non si affacciano, ma hanno delle bellezze naturalistiche che possono essere raggiunte facilmente con le biciclette o a piedi. Non per ultimo, su questo progetto di Vela, i progettisti stanno discutendo con noi come comuni per avere che si chiama bike plan, che è una cosa fra l'altro molto comoda chiaramente, che fa sì che il ciclista o il pedone arrivato all'inizio o a metà percorso o in qualche punto lungo percorso, dipende dove si parta, abbia sempre bene chiara l'istruzione di dov'è, di dove si trova, col QR code si scarica sul telefonino questo percorso e quindi ha la possibilità di uscire da questo percorso ciclabile pedonale, di visitare quelle che sono le bellezze della zona, che può essere l'antica chiesa di Bedogna, il Borgo Castello, la Cascina Oslera, rientrare sul percorso ciclabile, continuare e visitare man mano questo percorso. Chiaramente di cose da vedere ce ne sono tante e la nostra risorsa importante, io sono di Lanzo, mi rendo conto che Lanzo è bella, ma Lanzo non è il centro del mondo. Venaria ha sicuramente, grazie al Parco della Mandria e soprattutto grazie alla Regineria, molto molto da offrire, tantissimo. E questo è veramente un polmone molto importante per noi. Credo che, ripeto, con questa occasione di questa chiusura che c'è in questo periodo, forse molti italiani, molti magari anche piemontesi, verranno a scoprire con più piacere questi nostri percorsi. E ripeto che non sono solo ambientali, ma sono legati anche a un progetto magari anche ricettivo e agroalimentare. Ci sono molte diversità, ci farà il Parco delle Vaude, che è due passi, che ha una biodiversità di animali davvero incredibile, che fino a pochi anni fa veramente era non conosciuta, adesso è conosciuta. Vengono molte persone, soprattutto anche dall'estero. Lo scorso anno c'erano molti tedeschi e olandesi, e quindi questo davvero mi pare possa essere una grande, grande risorsa. Sto per concludere. L'esperienza d'assessore è stata molto utile sicuramente nel seguire questo fiume. I fiumi vanno vissuti non solo quando va tutto bene, ma anche quando le cose non vanno così bene. Le alluvioni purtroppo ci hanno insegnato che ci sono problemi importanti durante le alluvioni. Magari una manutenzione più corretta da parte di chi ha l'autorità nel tenere puliti meglio i fiumi. Noi come Lanzo, come comune, stiamo cercando di togliere nei punti che sono chiaramente molto pericolosi, piante che cadono o piante che crescono, però forse ogni tanto bisognerebbe davvero riuscire a pulire tutto quello che la montagna porta verso la valle. E parlo appunto di materia inerte, pietre, sabbia, insomma, voglio fare, non sono un tecnico, ma secondo me, e non voglio fare discorsi polemici, è inutile che alziamo sempre di più gli argini quando magari dovremmo forse ogni tanto abbassare forse un po' il letto del fiume, che in questi anni non è mai, mai stato toccato. E quindi purtroppo ogni alluvione l'acqua cresce e voi sapete anche di quanto sta crescendo l'acqua ultimamente in queste ultime tornate con alluvioni temporali che durano magari 4-5 ore, ma portano tantissima acqua, con danneggiamenti importanti. Danneggiamenti che purtroppo alcune volte hanno anche rovinato i percorsi di Corona Verde, di Sturing e per adesso non ancora di Vela, ma che chiaramente sono sullo stesso pezzo. Noi di nostro come comune manteniamo la parte nostra del percorso che ci interessa e che è veramente un gran bel valore. Ogni comune fa il pezzo, però mi rendo conto, parlando con alcuni sindaci e assessori, che forse ci vorrebbe da avere la squadra, io dico la squadra di operai o di manutentori che ogni tanto, una volta al mese, si fa il giro lungo il percorso
e mantiene, perché la parola mantenere è importantissima. A volte io stesso assessore mi faccio una bella idea, un sogno quando riesco a costruire qualcosa di nuovo, però poi mi rendo conto che forse è più facile costruire, ma è più difficile mantenere, perché mantenere vuol dire che ogni tanto, ogni una volta al mese, ogni 6 mesi si va sul posto, si verifica, si guarda, si mette a posto cartello, si sistema la pietra, si taglia le piante e magari si parla con le persone che vivono in quella zona per sapere se c'è qualcosa che può essere migliorato o qualcosa magari ancora che va rivalutato a cui non abbiamo pensato. Io penso di aver finito, ho concluso e ringrazio per questa grande opportunità. Bene, no? Io ringrazio tantissimo l'assessore Lamberto perché, a parte che ha descritto in pochissimo tempo un lavoro enorme fatto dai comuni e da tutti diciamo, i soggetti del contratto di Fiume Insieme, quindi ringrazio perché è stato molto, molto, molto chiaro e ha toccato anche, ritengo, degli aspetti particolarmente importanti. Intanto il fatto che grazie a questo percorso, appunto nato da un'idea dei ragazzi di una scuola, quindi che poteva anche rimanere su carta. Invece i comuni hanno avuto la volontà di portarlo avanti con tutte le difficoltà del caso, perché noi l'abbiamo vissuto dall'inizio e comunque non siamo, come dire, da subito riusciti ad accedere a finanziamenti, però la volontà, devo dire, è stata tale che piano piano il percorso esiste, c'è chi lo percorre interamente, ogni tanto ci manda anche dei feedback. È molto importante il discorso sulla manutenzione del percorso che faceva l'assessore, perché appunto lì spesso casca l'asino, nel senso che a volte si trovano i fondi per fare delle opere, delle attività, delle azioni, ma poi viene davvero meno quella parte e quello fa sì che tutto ciò che è stato costruito rischia di essere poi alla fine non più utilizzato, perché se non viene mantenuto può essere un grande problema. Quindi anche il cenno che ha fatto al coinvolgimento dei volontari, dei locali e di altri cittadini volenterosi, penso sia molto importante, non solo perché dà, come dire, forza lavoro, ma soprattutto perché le persone è importante che si appassionino e si approprino di questi luoghi, perché una volta che li ritengono propri, non solo li curano, ma abbiamo notato che desiderano anche un ambiente migliore intorno. Cioè, a tutti piace passeggiare o andare in bicicletta dove la natura è migliore. È difficile che si apprezzi andare vicino a un capannone di solito. Quindi questo fa sì che, sebbene si stia parlando di fruizione, questo richiami ampiamente la riqualificazione dell'ambiente, cioè l'argomento di cui poi soprattutto il nostro percorso ha parlato. Sono veramente strettamente collegate. E a questo proposito mi aggancio a un altro territorio abbastanza distante geograficamente, sebbene sempre diciamo, nel nostro territorio provinciale, che è quello del comune di Piverone. E adesso la consigliera Elena Baratto, che da anni anche lei segue il contratto di lago di Piverone, condiviso tra tre province. Quindi un territorio particolarmente articolato, sebbene comprenda meno comuni rispetto al contratto di Fiume della Stura, e soprattutto che parla di un ambiente acquatico decisamente diverso dal precedente. Noi adesso passiamo da un torrente che ha le qualità, come ci siamo detti tante volte in questi webinar, di essere un oggetto meno noto ai più, che spaventa di più perché se ne sente parlare soprattutto quando ci sono le alluvioni o ci sono i danni legati alle piene, ma che invece, come l'assessore Lamberto appunto ci ha fatto notare, rappresenta un ambiente splendido che può essere fruito, può essere di grandissima importanza, soprattutto in questi periodi in cui appunto le persone peraltro sono costrette a casa. Penso che tutti noi desideriamo ancora di più la possibilità di vivere nella natura, e soprattutto permette di collegare, come diceva l'assessore, gli ambienti anche diversi diciamo dalla natura, cioè tutta la parte culturale che il territorio offre. Noi siamo in un territorio, direi tutta l'Italia assolutamente, che offre cultura ovunque, in qualunque angolo, e quindi andare a riscoprirla anche vicino a casa
può essere davvero un valore. Quindi io lascerei la parola alla consigliera Elena Baratto che ci racconterà un altro modo di valorizzare la fruizione in un territorio diverso che è quello di un lago, il lago di Viverone. Prego Elena. Buonasera a tutti, mi chiamo Elena Baratto, sono assessore al Comune di Piverone, mi occupo di cultura, turismo e sport, e però questa sera vorrei condividere con voi il pensiero di quanto appunto abbiamo sentito fino adesso, quindi esperienze di gestione del territorio. La nostra il nostro è un territorio di lago. Ora, allora, il lago di Viverone appartiene al bacino idrografico del fiume della Dora Baltea ed è caratterizzato da questa assenza di grandi corsi d'acqua, come potete vedere su questa foto che ho scaricato. L'idrografia superficiale, infatti, è caratterizzata proprio da una capillare rete di canali naturali artificiali a carattere torrentizio chiamate rogge. E ci sono due piccoli corsi d'acqua, due unici corsi d'acqua che drenano i sottobacini del lago e sono la roggia di Piverone e la roggia di Roppolo. La cosa pazzesca è che la somma di questi due piccoli sottobacini rappresenta il 40% di tutto il bacino imbrifero e quindi questo ci può far capire quanto sia delicato l'equilibrio di questo lago. C'è un emissario che è l'emissario del lago, è costituito dalla roggia Fola, perché ha un modo un po' particolare di far uscire ed entrare l'acqua. Il lago ha una piccola, come posso dire, ha un delicatissimo equilibrio. E la qualità delle acque molte volte nel periodo, diciamo, di primaverile ha una qualità delle acque compromessa dall'elevato livello di nutrienti utilizzati in agricoltura. Si è sempre quindi di fronte a dei fenomeni di eutrofizzazione. Il contratto di lago opera come strumento di promozione, ma soprattutto come strumento di supporto alle attività, delle comunità locali e quindi ci dà veramente una mano nella gestione di problematiche. Gli obiettivi sia generali che specifici del contratto di lago sono tantissimi, soprattutto dal contenimento appunto dell'eutrofizzazione del lago alla valorizzazione coordinata e soprattutto sostenibile delle risorse ambientali e turistiche. Ed è proprio qua che io vorrei collegarmi con quello che abbiamo creato come comuni. Abbiamo creato una ventina di comuni intorno al lago, si sono associati e abbiamo creato l'associazione Slow Land Piemonte. Slow Land, adesso io devo collegarmi con quello che l'assessore stava raccontando prima. Slow Land è un'associazione che guarda molto da vicino e si interessa tantissimo allo sviluppo del territorio, alle buone pratiche, a cercare di gestire facendo rete con tutti gli altri comuni, cercando di gestire appunto questo territorio. Ma siccome siamo stati, diciamo, convocati per poter parlare sia di quello che noi stiamo facendo a livello di esperienze territoriali, e quindi a questo punto io mi collego con l'assessore di Lanzo, il quale lui ha parlato del tour che hanno creato attraverso questo bellissimo fiume. Ebbene, noi abbiamo creato anche noi, con la città metropolitana, una serie di percorsi che già c'erano, una serie di percorsi e li abbiamo chiamati i Motion Land. Sono nati l'anno scorso come, diciamo, prova e hanno avuto abbastanza successo. Peccato, vabbè, insomma, abbiamo avuto a livello climatico una primavera e un'estate molto piovosa, però questo non ci ha tolto il desiderio di riprovare di nuovo quest'anno, nonostante il Covid,
e quindi abbiamo riproposto degli appuntamenti molto interessanti. Sono praticamente dei percorsi che si fanno in bici, guidati, sono dei percorsi abbastanza lunghi oppure brevi, dipende, cioè brevi minimo sono un'ora, un'ora e mezza, e quest'anno li abbiamo fatti partire da luglio a novembre con un programma che prevedeva appunto una cinquantina di appuntamenti tra percorso in bicicletta e passeggiate. Quindi sotto l'aspetto turistico noi come Sloland ci impegniamo a promuovere appunto sia la sostenibilità ambientale che quella territoriale, e attraverso non solo il Motionland, ma attraverso dei percorsi che si sviluppano in tutta l'area del Canavese, quindi qua tutto intorno, e anche del Biellese, del Vercellese, cerchiamo di far apprezzare questo territorio che è bellissimo e peculiare, non solo a livello naturalistico che è stupendo, però anche a livello storico e culturale. Ci sono dei percorsi che si snodano dalla Serra Morenica alla Via Francigena, si sviluppano poi comunque nella pianura alluvionale che è formata dal ghiacciaio balteo, e dei percorsi che partono adesso noi vediamo Ivrea, da Ivrea fino a Vercelli, e tra i nostri obiettivi però c'è anche quello della tutela, della conservazione e della biodiversità. Io vorrei adesso parlare di questo perché vorrei poi agganciarmi con quello che è il soggetto del prossimo comune. Noi girando appunto, permettendo alle persone di girare per i nostri territori, soprattutto appunto a piedi e in bicicletta, riusciamo a far apprezzare che questo territorio è un territorio, oltre che ad essere molto bello e particolare, è altrettanto fragile, perché gli ambienti che ci sono, questi ambienti umidi, tipo la zona del Maresco, che è, vediamo se riesco a indicarvela, questa zona qua, e anche quella Palafitticola che ha preso che è stato inserito nel 2011 nei siti UNESCO. Queste zone sono zone molto delicate, nel senso che se non le manteniamo tali, se si urbanizzano, ecco, le specie che ci sono ne vanno, soffrono di sicuro. Ma comunque, nonostante tutto, abbiamo visto che sono state introdotte delle specie esotiche, sia vegetali che animali, e queste specie stanno veramente cancellando quello che erano le nostre specie, le nostre specie autoctone. Allora si parla per esempio di nutrie. Il lago è stato colonizzato dalla nutria, che si ciba di piante acquatiche, di alghe, sebbene onnivoro, tanto che si nota proprio una perdita di popolamento del lamineto, e nel corso dei decenni sono stati osservati pochissimi individui per esempio di castagne d'acqua oppure di ninfea bianca, ipotizzando appunto che sia la nutria. Poi ci sono stati inseriti anche dei gamberi di fiume, il gambero rosso della Louisiana, che sono delle specie onnivore, molto voraci, e queste provocano sicuramente dei danni, hanno provocato dei danni e continuano a farlo, molto difficile perché tra l'altro popolano molto velocemente le acque. Ecco, poi abbiamo notato un'altra cosa per quanto riguarda l'equilibrio del nostro lago. Il lago ha anche delle presenze di pontili. I pontili servono per poter far attraccare le barche, e la zona, per esempio, dove c'è la zona Palafitticola, dove c'è il pontile Palafitticolo, ha subito degli sfalci continui, chiaramente perché la vegetazione acquatica poteva impedire l'attracco alle barche, questo per garantire il passaggio, ma
Questo ha ridotto però la fascia di vegetazione e quindi la ninfea alba che c'era allora ora è scomparsa. Vabbè, le persone hanno messo anche i fiori di loto, ma non sono comunque dei fiori o comunque delle piante autoctone. Abbiamo ancora la parte, diciamo, agricola. La parte agricola è anche lei fa, diciamo, il suo lavoro, diciamo, il suo danno sotto certi aspetti. Abbiamo prima parlato del fatto che l'acqua che è misurata ha degli elevatissimi nutrienti e effettivamente legato all'agricoltura ci sono anche le pratiche di prelievo delle acque che causano in estate e in primavera l'abbassamento del livello del lago. Vedendo tutto questo, comunque mi rendo conto che questo lago riesce sempre a riequilibrarsi, ritornare ad essere sempre molto bello, con acque trasparenti, e questo mi rincuora. Però pensavo anche, adesso vorrei concludere per poter lasciare lo spazio al comune successivo, pensavo anche che forse sarebbe bello coinvolgere il settore agricolo nell'attività di tutela del terreno, promuovendo magari delle pratiche agricole innovative, magari virtuose, con delle concimazioni sostenibili. Non so, io pensavo alla zeolite, ma non sono un agronomo, ma so che questo potrebbe essere un'alternativa ai concimi chimici. E cambiare magari o aggiungere, ritornare ai tempi antichi, perché questo territorio, tutto questo territorio, anche nel biellese, una volta si coltivava la canapa, si facevano i tessuti, adesso si possono fare, per esempio, si possono fare dei lavori molto interessanti per la bioedilizia. Si possono fare tante tante cose. Una volta nel 1941 Henry Ford propose il suo prototipo di macchina che la chiamò Hemp Body Car, una macchina fatta completamente con la canapa. Girava con la canapa, usava il combustibile di canapa. Quindi, cioè, se noi volessimo, usassimo tutte le nostre competenze, si potrebbe e potenze a livello forse politico e territoriale, riusciremo magari anche a riportare questi nostri paesi ad una pulizia proprio ad una pulizia del terreno, perché comunque sono tutti sono delle sementi che non hanno bisogno di concimi e si piantano da un anno all'altro, il terreno rimane bello, ben drenato, ma nello stesso tempo ben concimato proprio dalle piante stesse. Quindi magari alternare, fare delle alternanze, fare delle prove, si segue quindi il contratto di lago, perché è un suggerimento, è uno dei suggerimenti che viene dato. Non so, questa potrebbe essere una riconversione delle colture, però lascio poi questo discorso a intavolare in un altro momento. Per ora vi ringrazio, se ci sono delle cose da aggiungere le aggiungeremo dopo in fase magari di domande. Grazie. Bene, grazie mille consigliere Baratto, perché anche in questo caso direi che veramente abbiamo toccato i punti più importanti diciamo, sia delle problematiche ma anche dei valori di ciò che si sta facendo in questo territorio. Allora, intanto volevo solo leggere un commento che ha fatto l'assessore Di Tommaso del comune di Candiolo rispetto alla fruizione in generale. Si rivolgeva al discorso dell'assessore Lamberto, perché l'ha scritto subito dopo. Non è tanto una domanda quanto una considerazione, la leggo. Dice: sono l'assessore Maso del comune di Candiolo, mi occupo di ambiente, politiche agricole e commercio
città e politiche del lavoro. L'assessore Lamberto ha espresso con chiarezza e estrema sintesi i problemi fondamentali delle piste ciclabili. A Candiolo passa Corona Verde, molto è utile e bella per la popolazione. Peccato che manchi la manutenzione ordinaria e straordinaria. Personalmente, sul territorio di Candiolo, con notevole sforzo economico, cerco di mantenere percorsi ciclopedonali in ordine, ma il bilancio è sempre più risicato. Pertanto vorrei far passare il messaggio alla città metropolitana di impegnarci tutti insieme per un'azione comune di manutenzione ordinaria e straordinaria. Allora, ringrazio per questa considerazione, perché si collega, secondo me, a entrambe le relazioni che sono appena passate, perché in entrambi i casi, come si è detto, si è fatto ricorso comunque a un'unione di forze. Già i contratti di fiume un po' lavorano su questi aspetti in generale, ma su questi aspetti credo che si possa fare molto. Allora, il territorio di Candiolo fa parte a sua volta di un nuovo contratto di fiume nascente, che è quello del Chisola, e che nasce tra l'altro direttamente dal territorio, cioè dalla volontà dei comuni stessi, che senza un'iniziale spinta, diciamo, da qualche altro ente, come invece è capitato nelle altre situazioni finora, ha deciso di avviare un proprio contratto di fiume. Quindi già di per sé un'azione di grande volontà di riqualificazione del territorio. Credo che il contratto di fiume, questo è un suggerimento per l'assessore, ma in generale vale, il contratto di fiume possa essere in questo caso uno strumento assolutamente da sfruttare, diciamo, nelle sue potenzialità per fare questo, cioè mettere insieme i soggetti e trovare le risorse dall'interno, cioè quindi mettersi insieme vuol dire che poche risorse a testa possono cambiare notevolmente le cose. I comuni dovrebbero riuscire a fare squadra, perché da una parte chiaramente ci si rafforza in generale, ma soprattutto abbiamo visto che ultimamente, viste le risorse risicate e i tempi difficili, anche i bandi che vengono scritti da vari enti, anche dalla regione, soprattutto dalla regione Piemonte ultimamente, fanno molta forza sul fatto che si presentino progettualità tutti insieme. Quindi sicuramente la considerazione di Lanzo dell'utilizzo, diciamo, delle persone locali, penso che sia assolutamente importante per quello che dicevamo prima, cioè il fatto che le persone che vivono il territorio sono sicuramente interessate e disposte a mantenerlo, ma nello stesso tempo anche un percorso come Corona Verde, che interessa tantissimi comuni, e sicuramente la regione aveva come obiettivo, quando ha finanziato, diciamo, le opere, quello, vede l'unione di tanti comuni insieme. Quindi assolutamente sono d'accordo con l'assessore, bisogna unire le forze e trovare le risorse economiche o la forza, diciamo, lavoro comunque internamente agli enti o soprattutto al territorio. Allora, per passare appunto alla prossima esperienza, diciamo che abbiamo visto le caratteristiche, le problematiche e le forze, i punti di forza di un territorio acquatico come quello di un lago molto importante come quello di Viverone, perché nel nostro piccolo, diciamo, del nostro territorio è comunque un grande lago per noi. Poi chiaramente, se ci paragoniamo ad altri stati o soprattutto ad altri continenti, è un piccolissimo lago, però per noi invece è il nostro grande lago, uno dei nostri grandi laghi per la città metropolitana. E chiaramente è un ambiente particolarmente importante, anche apprezzato già di per sé, a differenza per esempio di un torrente. Un lago di solito è universalmente riconosciuto come interessante per il turismo. Lo sforzo per un torrente è molto più grande per far passare il concetto che è un ambiente molto interessante, mentre per il lago è automaticamente così di solito. Per contro, credo che Elena Barattolo sappia bene, anche sul tipo di fruizione che si può avere intorno a un lago si può fare davvero la differenza. Credo che i territori appunto intorno al lago di Viverone, e che tra l'altro hanno coinvolto un territorio ben più ampio, abbiano fatto una scelta che vada decisamente verso una scelta di sostenibilità ambientale della propria fruizione, perché esistono scelte anche molto diverse e
su questo territorio ne abbiamo anche discusso abbastanza in passato. Quindi, insomma, è stata una scelta che va assolutamente nella direzione della riqualificazione ambientale e della sostenibilità. Leggo ancora, scusate, interrompo ancora, ma ne approfitto subito. La leggo al volo, c'è una considerazione di Paolo Bruetta che dice, aspettate che mi sono persa, complimenti per l'esposizione, più che a pratiche nuove agronomiche bisognerebbe fare un passo indietro e riscoprire tutte quelle pratiche che i nostri antenati utilizzavano per smaltire le acque superficiali. Purtroppo sono spariti in moltissimi posti, lo noto in tutti i comuni, i fossi scolatori per poter seminare due file in più di mais. Bellissime comunque le prime due esperienze. Ringraziamo per questa considerazione, assolutamente sono d'accordo, perché comunque un certo tipo di gestione del territorio contro una agricoltura intensiva può fare veramente la differenza per un territorio, quindi assolutamente d'accordo. A questo punto lascerei invece la parola ai consiglieri Viviana Viotto e Giovanni Marchisone del Comune di Vigone, che invece ci introdurranno ad un altro ambiente di particolare rilevanza, sebbene molto 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 meno noto e diffuso sul nostro territorio. Anche il Comune di Vigone fa parte di un contratto di fiume, fa parte del contratto di fiume del Pellice, peraltro appena sottoscritto, e devo dire, visto che personalmente ho sempre seguito dall'inizio il contratto, in particolare il Comune di Vigone ha sollevato da sempre, dall'inizio dei lavori del contratto che è partito molti anni fa, la questione della salvaguardia di questi ambienti, che sono poi le risorgive e i fontanili presenti molto, in modo molto massiccio rispetto agli altri ambienti, alle altre zone del nostro territorio, proprio in questi comuni, di cui Vigone è sicuramente la parte centrale, soprattutto per la volontà del comune di portare avanti la loro tutela. Quindi lascio la parola ai consiglieri, grazie. Buonasera a tutti, sono Marchisone Giovanni, consigliere delegato all'ambiente, assessore nelle precedenti mandati, attualmente solo più consigliere, seguo l'ambiente con la speranza che i giovani consiglieri che sono presenti nell'attuale coalizione che amministra Vigone, Viviana Viotto in primis, possa portare avanti questo impegno che mi sono preso io di cercare di salvare il salvabile. Perché salvare il salvabile? Per alcune considerazioni storiche. Diciamo che nel periodo del monachesimo sono nate da queste aree paludose del territorio di Vigone le prime risorgive. Le risorgive sono poi state fortemente ampliate a fine 800 e inizio 900 durante il periodo della coltivazione della canapa. Quindi canapa, maceratoi, bisogno di tanta acqua, le risorgive. Da ricerche che ho fatto in archivio c'erano 200 risorgive nel comune di Vigone. Finita la coltivazione della canapa, le risorgive sono state praticamente l'uso esclusivo dell'acqua risorgiva per la macinazione dei cereali e per l'irrigazione. Dopodiché adesso anche per l'irrigazione si è passato con i pozzi di captazione artificiali e gradatamente le risorgive sono state abbandonate. Quando sono arrivato io in comune, le risorgive di Vigone avevano avuto un piccolo intervento, anzi è stato grande intervento, 10-15 anni prima. E poi purtroppo quando sono arrivato mi sono trovato in uno stato non del tutto buono. Nel senso che ho dovuto ricominciare a fare le dissabbiature dei tubi, iniziare a fare un po' di qualificazione per mantenere la sponda. Però il tutto, se non si porta avanti costantemente negli anni, rischiano di scomparire. Perché rischiano di scomparire? Sentivo prima che si parlava di agricoltura intensiva. Bene, Vigone è nel cuore dell'agricoltura intensiva del mais.
Quindi qui altro che per due pannocchie in più, qui se non si sta più che attenti rischiano di scomparire del tutto. Alcune parti di risorgive, mi ricordo io quando ero giovane, sono già state interrate. Attualmente siamo riusciti a salvarne 8 rispetto alle 200 che c'erano. Nella variante del piano regolatore che abbiamo approvato il sabato scorso, poi avrà ancora tutto l'iter di conferenza di servizi con città metropolitane, eccetera, eccetera, abbiamo inserito queste risorgive per il loro interesse, elevato interesse ambientale, anche perché sono parte integrante, diciamo che sono l'inizio dei corridoi ecologici, come cita la legge regionale 63. E sempre all'interno di questa variante, abbastanza corposa del piano regolatore, abbiamo inserito una serie di piste ciclabili, diciamo l'intenzione che cerchiamo di portare avanti, cercando di reperire le dovute risorse, per le piste ciclabili che permettano un giro attraverso le varie risorgive che abbiamo per poterle conoscere. Questo è quello che ho cercato di fare in questi anni e che spero ardentemente che i giovani consiglieri presenti riescano a portare avanti se vogliamo salvarli. Adesso passo la parola alla consigliera Viviana Viotto, che ha seguito tutti questi webinar del contratto di fiume e che dirà ulteriori cose su cosa sono le risorgive e sulle problematiche che ci sono, oltre a quella dell'agricoltura intensiva del mais. Passo la parola a Viviana Viotto. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, io sono Viviana Viotto, come appunto ha anticipato Giovanni Marchisone che mi ha preceduta. Io collaboro con lui per quanto riguarda l'ambiente, sono al mio primo incarico e oltre a seguire l'ambiente ho anche la delega al teatro. Adesso spero che riusciate a vedere quello che sto proiettando. Inizio col farvi vedere un po' quella che è la mappatura dei fontanili presso il nostro comune. Se poi vi interessa, comunque all'interno delle slide è presente anche il link per appunto andare a vedere questa piantina. Come potete vedere, diciamo che sono dislocate principalmente nella zona sud. Però partiamo dall'inizio, questi sono i brevi cenni storici di cui vi ha già parlato appunto il mio collega e vorrei partire un po' da quelle che sono le risorgive. Come tutti voi sapete, appunto i corsi d'acqua che sforano appunto da monte verso valle trasportano numerosi materiali erosi dal bacino imbrifero e poi li depositano. Questa deposizione dei sedimenti inizia con materiali che sono più leggeri e più piccoli, cioè più grandi e più pesanti, e finisce poi con materiali invece più leggeri e più fini. Più il diametro di questi sedimenti si riduce, minore è la permeabilità e quindi succede che l'acqua presente nel sottosuolo si trova a sgorgare in superficie ed è questo appunto, sono questi affioramenti che prendono il nome di risorgive e che sono disposti principalmente lungo appunto l'asta principale del Po, formando una fascia di circa dai 2 ai 30 chilometri. Propongo di interrompere un attimo perché così riescono a riprendere la connessione. Io ne approfitterei, mi spiace interrompere così, ma se la consigliera Viotto è riuscita a riprendere la linea, la lascio ovviamente. Però non vedo nulla. Allora. Nel frattempo era arrivata un'altra considerazione di Giovanni Di Tommaso, dell'assessore di Candiolo. Non so se l'assessore voglia poi fare la considerazione di personalmente, oppure se preferisce che la legga. Io posso leggerla, poi se l'assessore vuole intervenire anche poi alla fine del webinar, gli lasciamo assolutamente la parola.
ringraziava l'assessore Baratto, consigliera Baratto, dice: ha toccato un problema molto sentito, cioè le nutrie. Noi abbiamo il torrente Chisola con alcune zone arginate per salvaguardare alcune zone industriali e non sul percorso del torrente. Faccio parte del tavolo del contratto di fiume del torrente Chisola e tanto si sta cercando di fare insieme. Credo che dobbiamo affrontare tutti insieme il problema nutrie, tema non trascurabile per la sicurezza oltre che per il resto. Sì, come abbiamo detto, il contratto di fiume può assolutamente essere lo strumento per affrontare insieme col territorio un problema che sicuramente non ha soltanto un comune, ma visto che di solito i corsi d'acqua uniscono i comuni, quindi fanno proprio da nastro di collegamento tra più comuni. Può essere veramente lo strumento che trova soluzione anche in questo caso nel mettere insieme le risorse. Chiaramente dove esista la gestione da parte di un ente parco, per esempio la gestione delle nutrie è un problema che viene gestito direttamente dagli enti parco e comunque c'è diciamo, del personale dedicato, sebbene sempre troppo poco. Chiaramente dove il territorio non sia un parco, la questione diventa decisamente più complicata. Io proporrei di proseguire con l'assessore Fiorenza Risio del comune di Avigliana, che è comune che fa parte da molti anni del contratto di lago dei laghi di Avigliana, fortemente voluto dal comune stesso, che ai tempi aveva chiesto proprio alla regione e poi di conseguenza alla ex provincia di Torino di occuparsi della questione, e che è sempre stato comune molto attivo da questo punto di vista. Chiaramente ritorniamo su un lago, anzi su due laghi, che come per il lago di Viverone comprendono ambienti diversi anche dal lago stesso. In questo caso, tra l'altro, abbiamo una torbiera molto importante, una palude molto importante. E anche qui problemi abbastanza importanti e soluzioni altrettanto importanti. A questo punto lascio la parola all'assessore Arisio e poi riprendiamo successivamente la consigliera Viotto. Grazie, buonasera a tutti, sono Fiorenza Risio, sono l'assessore all'ambiente e sanità di Avigliana. Adesso cerco di condividere il mio schermo che è un po' affollato in questo momento. Ditemi solo se riuscite a vedere qualche cosa oppure no. Sì, Fiorenza, Si si vede? vede la slide. Ok. Va bene, perché in questo momento io ho la presentazione attiva, quindi non vedo cosa vedete voi. Va bene, allora cercherò di essere un po' sintetica, nel senso che diverse cose sono già state dette, quindi non ci tornerò sopra. Ho preparato qualche slide giusto per inquadrare dove si trova Vigliana e cosa comportano appunto le difficoltà e diciamo, le gioie e i dolori che comportano i due laghi. Allora, noi ci troviamo all'imbocco della Val di Susa, 25 km da Torino. I due laghi fanno parte del Parco Alpi Cozie, che è sia un SIC che una zona speciale di protezione dell'avifauna, che è gestita dall'ente di gestione delle aree protette. La situazione dei laghi non è, diciamo, bellissima, nel senso che lo stato ambientale del Lago Grande, che è anche il lago balneabile, è stata dichiarata sufficiente, quindi bisognerà fare sicuramente degli sforzi in più per riuscire a rendere ancora migliori le acque. E invece proprio il Lago Piccolo è in una situazione ancora peggiore, nel senso che c'è un inquinamento, non è balneabile, in realtà non è balneabile anche perché essendo un lago meno antropizzato si è cercato di fare in modo che appunto venisse lasciato più a favore dell'avifauna, però la non balneabilità in realtà abbiamo dovuto verificare che è anche legata proprio a un inquinamento di colibatteri che ci derivano purtroppo da un inquinamento della torbiera di Trana. Come accennava prima appunto Gianna Betta, siamo in una situazione in cui comunque la permeabilità delle acque fa sì che tutto
sia collegato e quello che succede a monte in qualche modo si riversi poi a valle, per cui appunto tramite una serie di canali, nel caso appunto del collegamento fra la Corriera di Trana e il Lago Piccolo, parliamo del Rio Grosso, poi nella mappa che vedete ho fatto una serie di freccette per far vedere che ci sono ovviamente degli altri canali che collegano il Lago Piccolo al Lago Grande e poi un altro canale ancora, che è il canale della Naviglia, che collega invece il Lago Grande alla Dora. Quindi all'interno di tutto questo sistema comunicante le acque si, diciamo, sporcano o purificano a seconda dei passaggi che fanno. Come dicevo prima, sul Lago Piccolo abbiamo questo problema di inquinamento legato a sversamenti di letame sostanzialmente che vengono fatti nella Torbiera di Trana, quindi non risulta balneabile per questo motivo. C'è il vantaggio che però appunto è poco antropizzato e che comunque l'avifauna che sosta sul Lago Piccolo in realtà non sembra risentire molto di questo problema. È più un problema che può dar fastidio agli umani quando cercano di balneare, cioè di farsi il bagno comunque anche nel Lago Piccolo, benché sia vietato farlo. Le sponde sono naturali e quindi comunque, diciamo, permettono anche tutta una serie di nidificazioni, non solo di uccelli, ma anche di pesci. Sul Lago Grande invece l'ambiente è completamente diverso perché è balneabile e anche navigabile, nel senso che quando è stato istituito il parco c'erano già tutta una serie di attività attorno al lago che riguardavano sia motoscafi, sia sci d'acqua, sia altre attività che riguardano bar, ristoranti, anche discoteche, per cui sostanzialmente è stata un po' congelata la situazione così come era all'epoca, negli anni Ottanta, e in buona sostanza chi aveva storicamente i permessi di avere tutta una serie di attività lungo le sponde ha continuato a mantenerli. Quindi non è più possibile installare, diciamo, delle nuove attività. Per esempio, adesso chi volesse fare qualsiasi tipo di attività di tipo cioè, con motoscafi o con barche di altro genere, non può farlo a meno che non utilizzi mezzi elettrici piuttosto che non imbarcazioni a vela e così via. Mentre invece chi storicamente aveva acquisito questi diritti li ha mantenuti. Come dicevo prima, è un lago balneabile, quindi anche qua misuriamo costantemente, ARPA ci misura costantemente i vari livelli appunto di tossicità generati dall'eutrofizzazione delle acque. È fortemente antropizzato e anche fortemente frequentato perché appunto in anni passati è stata costruita una passeggiata circumlacuale che non solo ha distrutto la flora lungo le sponde, ma con una serie di passerelle sull'acqua ha ovviamente incentivato molto l'utilizzo di questo giro del lago, per cui soprattutto in estate siamo sottoposti a una pressione antropica notevole, per il semplice fatto che, come dicevo prima, siamo a 25 km da Torino, quindi chi non si può permettere oppure non ha voglia di andare fino al mare trova da noi un comodo sfogo. E questo però ovviamente ci crea non pochi problemi legati non solo proprio al fatto che in certi momenti non c'è neanche lo spazio per mettere una stuoietta per terra, ma anche legati al fatto che ovviamente i rifiuti pullulano insomma un po' ovunque perché purtroppo abbiamo, come dire, un'utenza che non è così ben abituata neanche a fare la raccolta differenziata, ecco. Quindi probabilmente diciamo la cattiva abitudine è già a casa propria. Il fatto che poi dopo ci si trovi in posti dove anche qui c'è sempre un po' di tendenza a cercare di far capire alle persone che
devono differenziare comunque i rifiuti, ma non tutti sono in grado di farlo, lo vogliono fare, diciamo. Insomma, ci troviamo spesso, anzi, ogni stagione estiva, ma anche durante il periodo primaverile, fino a stagione inoltrata adesso, settembre, con tutta una serie di problemi appunto legati a queste gestioni. Per ovviarli abbiamo cercato di far girare una guardia ecologica che in qualche modo facesse opera di convincimento, dando sostanzialmente dei volantini scritti anche in più lingue. E poi il problema è anche il fatto che spesso e volentieri ci sono diverse etnie che vengono appunto sul lago, per cui non tutti parlano italiano, magari fanno finta di non parlarlo, questo non lo sappiamo. Comunque, insomma, sta di fatto che cerchiamo di ovviare a questo problema facendo queste incursioni ambientali, chiamiamole così, dove si cerca di spiegare come fare banalmente la raccolta dei rifiuti. Oltre a queste problematiche dovute appunto alla pressione antropica, ci sono invece poi problematiche legate alle specie allottone, come veniva detto prima per Viverone. Anche noi abbiamo i nostri bei problemi di abbandoni, di tutta una serie abbandoni o introduzioni di tutta una serie di animali che appunto sono stati messi più o meno volutamente nelle acque, tipo tartarughe acquatiche, le famose tartarughine, quelle che una volta era facile guadagnare come premio nei baracconi dove si facevano i tirassegni. Spesso e volentieri, quando diventano grosse, mangiano troppo e soprattutto iniziano a mozzicare, le persone le abbandonano. Diciamo che il nostro lago, il Lago Grande soprattutto, è diventato un ricettacolo. Lago Grande e Lago Piccolo, sono diventati insomma dei ricettacoli di questi animali. In più, qualche buon tempone ha introdotto anche i siluri del Baltico, che sono degli animali che non so se avete presente, ma insomma gli esemplari più grossi e anziani arrivano anche sui 2 metri e si stanno ovviamente mangiando la fauna ittica locale. E poi anche noi abbiamo il problema dei gamberi della Louisiana, che appunto, come veniva già detto prima, sono dei gamberi molto grossi e che stanno facendo fuori i gamberi di fiume normali. Questi non è detto che siano stati introdotti da qualcuno, si dice che probabilmente riescono a risalire addirittura la corrente dalla Dora. Non so se questo è vero o no, però sta di fatto che ci siamo trovati anche qua. Quindi insomma abbiamo tutta una serie di specie allottone animali che purtroppo stanno in parte distruggendo la fauna locale. Oltre a tutto ciò, altri problemi sono il fatto che i locali di cui vi parlavo prima, in passato hanno costruito fino in riva all'acqua e quindi sostanzialmente adesso che non abbiamo più un prelievo di acque fatto sostanzialmente da un consorzio irriguo che anni fa per irrigare appunto i campi prelevava l'acqua dal lago, i livelli del lago si sono un po' alzati e quindi i rivieraschi si lamentano del fatto che ci siano questi problemi di livelli di acqua che gli arriva fin quasi dentro ai manufatti che loro avevano costruito tempo addietro fino sulla riva, insomma. Quindi c'è sempre anche qua un po' un tira e molla. Ovviamente poi quando ci sono delle piogge un po' sostenute o le famose bombe d'acqua, come si dice, questi livelli aumentano ancora di più. E quindi da questo punto di vista ci sono poi una serie di insomma, contenziosi con i rivieraschi. Per ovviare a tutto ciò, ultimamente si è cercato di mettere delle aste pluviometriche in modo da poter misurare in modo appunto oggettivo quelli che sono effettivamente i livelli dell'acqua e in questo modo poter anche, come dire, dare dei dati effettivi a chi si lamenta, perché spesso e volentieri poi queste lamentele sono anche legate al fatto che non c'è poi un effettivo innalzamento, ma
a seconda dei momenti si nota, o quantomeno a seconda del fatto che ci sia più o meno gente che frequenta i locali, loro possono più o meno agevolmente usufruire appunto di questi manufatti costruiti fino in riva e quindi insomma. Le aste permettono di dare comunque dei dati oggettivi rispetto a quelli che sono gli effettivi innalzamenti poi delle acque del lago. Infine, come ultimo problema, abbiamo appunto anche noi, come accennavo prima, il problema dell'eutrofizzazione delle acque, che spesso in estate, appunto, porta anche alla formazione di quella che si chiama la panna del lago, quindi viene fuori una schiumetta che sembra una schiuma di detersivo, in realtà è una produzione delle alghe, e quindi, soprattutto quando si innalzano le temperature, queste alghe producono cianobatteri che possono, a seconda della concentrazione, possono dare o semplicemente dell'irritazione cutanea, oppure in certi casi rendere veramente le acque non balneabili. Quindi siamo costantemente dietro anche a queste questioni, per cui quando si propone un livello e una concentrazione troppo alta di cianobatteri, dobbiamo ovviamente impedire la balneazione. Questo lo facciamo semplicemente mettendo dei cartelli, poi purtroppo i cartelli non sempre vengono letti o nonostante vengano letti, le persone spesso e volentieri se ne fregano. Quindi diciamo che la pressione antropica di cui parlavo all'inizio non ha soltanto il risvolto negativo dei rifiuti, ma anche il risvolto negativo rispetto al fatto che purtroppo se non si vuole andare diciamo in un'ottica puramente punitiva, ma consigliare, aiutare a capire, cercare di educare anche, come dire, la popolazione che viene sul nostro territorio è veramente una grandissima fatica perché, insomma, non tutte le teste sono fatte uguali e anche quando gli si dice guarda che rischi che comunque ti vengano delle irritazioni o puoi avere dei problemi. Spesso e volentieri le persone se ne fregano e si bagnano lo stesso. Arrivo a un qualche cosa che dovrebbe invece avere dei lati positivi dopo tutto questo elenco di cose negative che vi ho detto fino adesso. Allora, grazie a Città Metropolitana e a dei finanziamenti messi a disposizione della regione, i lavori della pista circumlacuale di cui vedete qui alcune foto. La pista circumlacuale, come vi dicevo, è stata fatta anni addietro proprio per permettere tutta la passeggiata attorno al lago, però purtroppo per fare questa pista si è fatta questa massicciata che vedete nella foto più centrale, dove effettivamente quindi è stata tolta tutta la flora che c'è, il canneto sostanzialmente che c'era lungo le sponde. Lo si vede anche abbastanza bene nella fotografia in alto dove si nota proprio che in mezzo a tutti gli alberi c'è questa striscia molto, molto definita. E sostanzialmente, appunto, grazie a questi fondi messi a disposizione dalla Regione per un progetto presentato da Città Metropolitana assieme a noi e al parco, si dovrebbe riuscire a ricostituire una fascia di vegetazione appunto lungo questa massicciata in modo tale da appunto fare un po' di mitigazione rispetto a questo scalino, insomma, che è stato costruito per dare solidità alla passeggiata, e quindi a breve, veramente a questione di giorni, dovrebbero partire finalmente questi lavori di rinaturalizzazione delle sponde. Io adesso vi farò vedere alcune immagini progettuali. Il progetto è stato fatto da CEPI di Città Metropolitana, quindi io insomma, mi soffermerò in modo molto veloce perché non ho, come dire, le competenze tecniche per spiegarvelo fin nei dettagli, però sostanzialmente a seconda delle aree che vedete con vari colori, ci sono soluzioni differenti con cui cercare appunto di rinaturalizzare le sponde. Nella soluzione A vengono usati questi rotoloni, non saprei come definirli diversamente, perché appunto la
la ripa che c'è è abbastanza scoscesa, quindi verranno attaccati in questo modo questi rotoli. Ci sono altre soluzioni. La soluzione B è questa che si vede indicata qui con la freccina arancione. Anche qui questi rotoloni vengono sostanzialmente inseriti con dei paletti e poi dentro di essi ci saranno questi canneti sostanzialmente che cresceranno. La soluzione C è un po' più drastica perché è per le zone più scoscese ancora e quindi qua bisognerà fare dei lavori di dragatura anche. E infine la soluzione D è quella che prevede anche proprio la costruzione di una mini massicciata, insomma. Adesso, ripeto, io dal punto di vista tecnico non so spiegarvi meglio come viene realizzata, penso che però dalle immagini si capisca abbastanza bene quali sono le quattro diverse tecniche che verranno utilizzate. La sostanza è che però sostanzialmente bisognerebbe riuscire poi a tornare ad avere, come si vede appunto in questa foto centrale, da una situazione in cui c'è appunto una massicciata di pietre nude, scarne, che ovviamente non permette nessun tipo di riparo né all'avifauna né all'ittiofauna, si dovrebbe riuscire a tornare appunto a una situazione in cui ci sono dei canneti e che quindi permetteranno a questi animali di potersi riparare. Boh, io non avrei altro da aggiungere. Poi se ci sono domande, ovviamente, ben volentieri rispondo. Grazie mille, Assessore Arisio. Anche in questo caso abbiamo visto un sacco di problemi, ma e ovviamente anche delle cose positive. In realtà le cose positive, posso dire, conoscendo i laghi personalmente, sono molte di più di questa. Però credo che sia davvero importante condividere sia le buone pratiche, ma anche i problemi, perché penso che questi momenti possano essere utili proprio a tutti i comuni che sono, diciamo, in ascolto o a quelli che ascolteranno poi eventualmente la registrazione per avere eventuali riferimenti per confronto. Se un problema è presente ed è così sicuramente anche da altre parti, anche in altri comuni, si può avere un riferimento anche delle persone che se ne occupano negli altri comuni e avere una linea diretta per confrontarsi. Io ritengo personalmente che questo sia un punto di forza, sia di questi momenti di confronto, e sia non solo dei contratti di fiume e di lago, che sono appunto nati fondamentalmente con questo scopo, ma che devono, a mio parere, dare il buon esempio in realtà per tutto il territorio. Cioè non è necessario aver attivato un contratto di fiume o di lago per trovare dei punti di confronto e scoprire appunto che anche da altre parti del territorio ci sono gli stessi problemi. Allora, noi abbiamo perso la connessione con Vigone, che ha proprio perso completamente, ci ha scritto la connessione. Tentiamo di lasciare la parola telefonicamente. Adesso Lara Graziano sta cercando di avvicinare il telefono al microfono, in modo che speriamo di riuscire. Io invito però ancora tutti i partecipanti a fare domande, perché credo che l'occasione sia appunto molto preziosa per questo. Naturalmente eventuali altre domande o contatti potranno anche avvenire prossimamente, tanto i riferimenti ci sono. Eventualmente rivolgetevi direttamente a noi della città metropolitana per avere i riferimenti degli assessori e dei consiglieri che hanno portato le loro esperienze, in modo da avere eventuali contatti diretti. Lascerei a Lara, se mi dice che va bene, che è pronta il tentativo di connessione via telefono. Prego, allora lascio la parola all'assessore Viotto del Comune di Vigone. Ci scusiamo per questo inconveniente, questo disguido tecnico. Allora, buonasera a tutti, spero che adesso riusciate a sentirmi meglio, mi spiace appunto per prima, sarò molto sintetica. Allora, partiamo da quelle che sono le risorgive. Praticamente le risorgive sono degli affioramenti naturali
che sono dovuti al fatto che appunto i corsi d'acqua, i fiumi in particolare, scorrendo da monte verso valle, erodono il bacino imbrifero e rilasciano, depositano gradatamente appunto del materiale litoide che man mano che il fiume scorre diminuisce sempre di più del diametro e diminuisce quindi anche la sua permeabilità, e ciò fa sì che appunto l'acqua presente nel sottosuolo sgorghi e arrivi in superficie. Queste sono le risorgive, mentre invece i fontanili sono praticamente delle, diciamo, delle artificiali, nel senso che appunto le risorgive inizialmente erano dei grossi acquitrini che poi sono stati bonificati, e per bonificarli è stata fatta convogliare l'acqua di queste zone in fossi appositamente realizzati, che sono appunto i fontanili. E per fare questo sono stati utilizzati dei tubi calandra, che sono dei tubi lunghi circa 2 metri, con dei fori in modo tale che l'acqua possa penetrarvi e attraverso, cioè risentendo solo della pressione atmosferica, riesce a risalire in superficie. Le risorgive hanno delle caratteristiche molto importanti perché hanno una temperatura costante tutto l'anno, compresa circa tra gli 8 e i 12 gradi, e hanno anche una portata idrica molto costante e un colore limpido, e questo permette quindi che molte specie in condizioni animali riescano a appunto sopravvivere in questo habitat. Dico in condizioni ottimali perché allo stato attuale purtroppo sul territorio ligonese sono rimaste poche specie autoctone, che come lo scazzone, la lampreda, il vairone e qualche raro luccio e trota. Questo perché c'è sia un problema dovuto all'inquinamento, quindi a tutto ciò che riguarda glifosati, nitrati, concimi chimici e liquami animali, e il problema delle specie alloctone, come per esempio la fitolacca americana e la nutria. E per quanto riguarda la nutria, siamo già in contatto con la città metropolitana di Torino per cercare una soluzione di contenimento. E proprio per far fronte a tutti questi problemi, a partire dal 2003 sono stati attuati dei progetti di recupero. Il primo è stato appunto attuato nel 2003 in collaborazione tra la città metropolitana di Torino e il comune di Vigone, e come punti chiave aveva il ripristino dei fontanili, l'acquisto di alcune zone al fine di ripiantumare specie arboree, arbustive e erbacee autoctone, sensibilizzare e coinvolgere anche appunto gli alunni delle scuole e fare uno studio biologico sulla lampreda padana. Come prima cosa, l'Associazione dei Pescatori La Vigonese insieme al Club Italiano di Pesca Mosca sono riusciti a recuperare i tubi da cui un tempo scaturiva l'acqua, a riportarli alla luce in modo tale che appunto le risorgive e i fontanili, che ormai erano quasi secchi e asciutti, fossero di nuovo riempiti d'acqua. Poi appunto sono stati acquistati 2 appezzamenti di terreno, una terza area è stata presa in affitto per tutto un discorso di rinaturalizzazione e di piantumazione, e appunto sono state piantumate molte piante insieme agli alunni della scuola primaria. Sono stati fatti anche alcuni interventi di ripopolamento della fauna ittica con l'utilizzo di giovani avannotti di trota, che sono appunto poi stati immessi nei fontanili grazie ai pescatori. E infine sono state censite le specie faunistiche e floristiche, ed è stato fatto tutto anche un lavoro sulla lampreda padana, ed è stato in particolar modo tentato di riprodurre in cattività questo animale e poi di ripopolare i fontanili. Questi sono, diciamo, i progetti di recupero, e poi chiuderei, diciamo, con invece un problema legato ai rifiuti, perché per esempio quest'estate, ma anche gli anni precedenti, lungo il fiume Pelice e anche nei pressi dei fontanili e delle risorgive sono stati trovati
quantità veramente grandi di rifiuti e sono state organizzate anche un paio di giornate grazie ai volontari per cercare di ripulire il fiume, però questa è stata solo, diciamo, una soluzione tampone, quindi siamo alla ricerca di soluzioni un pochino più durature per evitare che appunto ci sia il problema dell'abbandono dei rifiuti. Benissimo, sono molto contenta che siamo riusciti a recuperare anche per vie traverse il comune di Vigone, perché come avete sentito l'esperienza è particolarmente interessante. Sottolineo di nuovo l'importanza delle azioni che il comune, così come gli altri che hanno precedentemente parlato, ha voluto fortemente portare avanti. Fortemente intendo fortemente, nel senso che abbiamo davvero visto negli anni come ci sia stata una volontà che è andata oltre molti ostacoli, che sta continuando ad andare oltre molti ostacoli che comunque in queste situazioni si presentano, da quelli burocratici a quelli normativi, a quelli, come è stato detto in diversi punti, in diverse relazioni, legati al rapporto anche con la cittadinanza. Perché in alcuni casi è anche difficile far passare alcuni principi, alcuni concetti, semplicemente perché a volte con i cittadini si parlano linguaggi diversi, magari le istituzioni e i cittadini talvolta parlano linguaggi diversi. E proprio per questo riteniamo che progetti come quello che abbiamo cercato di mettere in piedi, ma anche e soprattutto progetti che i vari comuni via via cercano di organizzare per la sensibilizzazione e l'informazione ai cittadini, siano da questo punto di vista davvero importanti, perché far capire e spiegare ai cittadini per quale motivo si fanno delle scelte può voler dire spesso avere i cittadini come dire, dalla propria parte, cioè portare gli stessi cittadini a contribuire al miglioramento, alla manutenzione, all'aiuto. Quindi sicuramente un passaggio molto importante per tutti, a tutti i livelli, quindi dal nostro a quello regionale, ma anche sicuramente a quello comunale, è proprio quello di diffondere, di informare i cittadini su ciò che si fa o che si vorrebbe fare relativamente all'ambiente. Sono argomenti spesso un po' poco conosciuti. Per questo motivo ne approfitto per dire che i webinar, come già stato detto, sono tutti registrati, quindi questa serie di webinar è tutta registrata, la trovate tutta sul canale YouTube della Città Metropolitana e sulla pagina di ANCI. Vi invitiamo a rilanciare il link semplicemente sulle pagine dei comuni, in modo che possano essere viste anche dai cittadini, perché insomma in molti casi i cittadini sono direttamente interessati agli argomenti, ma non è così facile trovare canali, soprattutto istituzionali, che diano certi tipi di informazione. Abbiamo tutti visto come alla fine le informazioni che vengono diffuse da tantissime parti sui social sono troppo spesso contrastanti, complicate da gestire, perché è molto difficile capire chi sta dicendo una cosa e chi un'altra e chi dei due possa aver ragione. Quindi insomma, pensiamo che il fatto che le istituzioni, i comuni e via via tutte le istituzioni del territorio possano fare da tramite per questo tipo di informazioni e di formazione possa essere molto prezioso anche per gli stessi cittadini, che ritrovando l'argomento su un canale istituzionale tendenzialmente lo rilevano come affidabile, e quindi insomma è un invito che rivolgerei assolutamente a tutti i partecipanti. Allora, forse c'è una domanda, vediamo un po' se è arrivata una domanda. No, non mi sembra. Potrei fare io una domanda sulle fontane, perché mi interesserebbe capire qualcosa di più, nel senso che sono Fiorenza Risio, ma volevo sapere se
per quanto riguarda appunto i fontanili di cui si parlava prima, ma anche le sorgive, quando si parla di definire un'area di salvaguardia per queste sorgive o per queste fontane, in realtà che requisiti ci devono essere e quali sono poi i vincoli che si mettono nel momento in cui si definisce un'area di salvaguardia per le fontane? Direi che è un domandone. Non so se va bene. Ancora collegata per rispondere? Sì, prego. No, noi come quelli quando abbiamo sentito adesso nella nuova variante della DRCC che abbiamo provato, ripeto, sabato scorso, come aree di interesse naturalistico importante, quindi passando anche da d'ora in avanti sarà applicato la legge 63 regionale dei corridoi ecologici, di conseguenza dovrebbero essere un po' più salvaguardati e controllati, cosa per noi molto difficoltosa considerando che siamo in una zona di agricoltura a monocultura di mais, quindi con il pericolo che tante volte gli agricoltori invadono vanno a sfruttare il terreno troppo vicino alla sponda delle risorgive con il rischio di poco per volta che la terra scorre giù e chiude. Un'altra norma che salvaguarda questa è la legge, mi sembra la 500, su più del 1904, un regio decreto che è vecchissimo, ma però che è sempre stato inapplicato purtroppo, perché il problema di far convivere aree di interesse naturalistico importante come le risorgive con l'agricoltura moderna non è facile, mi creda, è molto difficile. Aggiungerei se posso. Ecco, ma la domanda è: definendo queste aree di salvaguardia, si può mettere delle restrizioni, per esempio, rispetto appunto alle colture che si possono fare, oppure no? Cioè, ci sono dei vincoli che poi si possono. Di diminuire la quantità di mais seminato, è già tanto che rispettano la PAC, quella che obbliga gli agricoltori mi sembra che per un terzo del terreno che coltivano a rotazione che non sia monocultura esclusiva di mais. Fino a un po' di anni fa non c'era, prima di questa PAC qua, dell'ultima PAC, dove non c'era l'obbligo di rotazione e di semina, quindi era solo mais, quindi era ancora più difficile pensare di escludere quel terzo che hanno di obbligo di rotazione è impensabile, perché il problema di Vigone è che non siamo in un'area leggermente collinosa, ma è la pianura, perfetta pianura, piatta, terreno di categoria 1-2, fertilissimo, zona votata per il mais per eccellenza, e pensare di far cambiare il tipo di coltura alle aziende agricole, ma ripeto, è impensabile. Quindi diventa molto difficile salvaguardare questi piccoli biotopi che abbiamo ancora conservato. Aggiungerei, se posso, avendo appunto seguito un po' di vicende su questo argomento, che devo dire fortunatamente a partire da Vigone, che lo solleva da molti anni, ultimamente ha riscosso l'interesse anche in altri comuni che appunto hanno sul loro territorio queste valenze, si sta lavorando su diversi fronti, si sta cercando di lavorare sia nella pianificazione territoriale, dove devo dire le incongruenze in questo momento sono parecchie,
e quindi insomma stiamo cercando, devo dire, anche come città metropolitana di valutare la fattibilità di lavorare con Regione per andare in questa direzione, sia col nostro piano, e anche abbiamo visto comuni che hanno cambiato i loro regolamenti di polizia rurale, dando delle indicazioni. Poi in alcuni casi è stato più facile, in altri, per quello che diceva adesso il consigliere Marchisone, decisamente più difficile farlo digerire, diciamo, ai frontisti. Un'altra possibilità è quella di, qui lo dico anticipando un po' il webinar che ci sarà tra due settimane, l'ultimo di questo progetto, nel quale presenteremo l'idea progettuale che stiamo portando avanti per il catalogo delle riqualificazioni e compensazioni ambientali per la città metropolitana. Una possibilità non facile, ovviamente non scontata, però potrebbe essere quella di inserire le aree nel catalogo e utilizzare i fondi eventuali di compensazione ambientale o altri fondi eventualmente di bandi, okay, per acquisire a patrimonio pubblico comunale o di parco, qualora chiaramente si sia in un parco, gli appezzamenti da proteggere maggiormente. Ripeto, non è assolutamente un'operazione semplice, ma in alcuni casi si sta facendo. Quindi il fatto di acquisire a patrimonio pubblico automaticamente mette al riparo queste aree. Quello che diceva il consigliere Marchisone è verissimo, cioè rispetto alla PAC, quella che si chiama condizionalità per chi richiede i fondi, per gli agricoltori che richiedono i fondi, è assolutamente prevista. È più difficile il discorso del controllo su questo, perché spesso non compete direttamente agli enti territoriali. Quindi insomma l'argomento è davvero molto, molto complesso, però io inviterei, visto che c'è interesse, ma anche da parte nostra sicuramente, a portare avanti l'argomento, qualora ci fosse qualche altro comune interessato all'argomento, di magari ragionare insieme, appunto, di scambiarsi le buone pratiche e di valutare eventualmente le soluzioni possibili anche insieme. Allora, io non vedo altre domande. Abbiamo fatto molto tardi, però come immaginavamo l'esperienza, la condivisione delle esperienze è sempre qualcosa di particolarmente prezioso, quindi vale la pena andare anche oltre i termini. Io chiuderei qui, ringraziando tutte e tutti, sia i partecipanti sia lo staff, ricordando che la prossima settimana ci saranno altri tre comuni partner del progetto, che racconteranno le loro esperienze sia come, diciamo, difficoltà sia come possibili soluzioni della gestione del rischio idrogeologico, che penso appunto anche questo sia un argomento molto diffuso come problematica, quindi molto interessante. E chiuderemo tra due settimane appunto con l'ultimo webinar, che sarà invece il lancio di questo progetto che stiamo portando avanti, di creazione di un catalogo delle riqualificazioni e compensazioni ambientali, inteso come questa raccolta di informazioni, di dati sulle possibili aree sulle quali far cadere fondi in generale, o più particolare delle compensazioni dove disponibili, su aree che abbiano effettiva necessità o di riqualificazione o di tutela. Quindi l'esempio dei fontanili e delle risorgive calza in questo caso. Presenteremo, appunto, lanceremo l'idea progettuale e il fatto che stiamo già lavorando internamente alla città metropolitana per ottenerlo, e chiederemo l'aiuto di tutti, a partire sicuramente dai comuni, per avere più informazioni possibile e più aree possibile da censire. Comunque vi racconteremo tutto e vi racconteremo anche la collaborazione che è nata con un progetto europeo portato avanti da Lega Ambiente, che si chiama Progetto Vispo, e che prevede la formazione e la collaborazione di giovani volontari per l'ambiente, diffusi ormai praticamente su buona parte del territorio, e quindi molto molto preziosa come collaborazione, penso di interesse anche per i comuni che seguiranno. Io chiuderei, ringrazio ancora tutte e tutti, e buona serata, buon appetito
A presto, alla prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie, buona serata. Grazie, buona serata.